Buonasera, ben trovati a una nuova puntata di Nero su Bianco. Anche questa settimana due argomenti. Tra poco parleremo dell'attualità politica, soprattutto per capire cosa accade all'interno del cosiddetto centro-sinistra. Sapete, insomma, dell'uscita di illustri componenti a livello nazionale, ma anche a livello aretino, la costituzione di un nuovo movimento. Quindi, insomma, ci interrogheremo su dove va questo centro-sinistra, anche nel nostro territorio, con l'obiettivo che abbiamo poi in qualche modo di riconquistare Palazzo Cavallo alle prossime elezioni amministrative. Nella seconda parte invece parleremo di un altro tema di stretta attualità legato però al lavoro, ossia l'abolizione dei voucher. Allora io vado a presentare come sempre Piero Franchini, David Faltoni. Buonasera. E poi Alessandro Caneschi, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a tutti. E che è stato protagonista anche della presentazione del Comitato Arezzo per Renzi, quindi come hai detto per coerenza, no? Tra i vari motivi rimango, diciamo, in questa area che fa capo all'ex premier Matteo Renzi. E poi Stefano Gasperini, buonasera, buonasera, che invece ha aderito al Movimento Democratico e Progressista. Vedremo nel corso della puntata anche proprio le due presentazioni, appunto, che ci sono state, insomma, a stretto giro di posta. Sentiremo le parole anche del governatore Enrico Rossi, che avevamo incontrato qualche giorno fa quando è venuto in terra aretina, in Val di Chiana. Allora, io partirei subito da Alessandro Caneschi. Questo Partito Democratico, insomma, ha visto l'uscita di illustri componenti anche a livello nazionale. C'era un malcontento così forte all'interno del partito, e che cosa rimane a questo punto, visto che queste defezioni, insomma, non sono secondarie? Ma devo dire che per quanto riguarda il livello locale non si erano mai manifestate grosse problematiche o grosse prese di posizioni, prese di distanza rispetto alla linea della segreteria nazionale. A livello nazionale c'è stata questa, come hai detto, questa scissione da parte anche, ecco, di personaggi illustri, in primis gli ex segretario Bersani, Massimo D'Alema, e anche, per qua, venendo alle, diciamo, alle zone nostre, anche chiaramente il governatore Rossi. Che dire, io rispetto chiaramente la scelta di tutti, chiaramente non è una scelta che condivido, assolutamente. Io penso che pur nelle diversità il Partito Democratico ha rappresentato e rappresenta una forza politica che, ripeto, ha all'interno varie anime, però diciamo che secondo me, ecco, le istanze delle persone che in questo momento sono uscite dal Partito Democratico sarebbe stato più opportuno che le facessero all'interno del Partito Democratico, perché anch'io personalmente, che vengo da una tradizione comunque di sinistra, essendo stato nei DS, talvolta anche avverto anche la necessità che su alcuni temi il Partito Democratico ritorni un pochino a affrontare più tematiche cosiddette di sinistra. Però ecco, io sono abituato che le battaglie, insomma, ecco, vanno fatte all'interno dei partiti, si prendono delle decisioni, nei partiti ci sono maggioranze e minoranze, chiaramente nel rispetto reciproco poi le decisioni prese devono essere portate avanti da tutti, senza differenze. Stefano Gasperini, annunciando su Facebook la propria dolorosa scelta, no? Espressa anche con commozione dell'uscita dal Partito Democratico, tra i motivi portati, quello di non riconoscersi più, no, in questa, chiamiamola, comunità politica alla quale aveva aderito tanti anni fa. Quindi un malcontento abbastanza forte. Che cosa è cambiato il PD rispetto all'inizio? PD è cambiato molto rispetto all'inizio, poi a me ovviamente mi lega al PD un forte sentimento. Sono stato tra i fondatori, quindi è evidente che per me comunque uscire dal PD è un po' come uscire da casa, un po' come quando si esce dalla casa dei genitori, quindi vissuta con lo stesso pathos, con la stessa sofferenza. Però credo che sia venuto meno anche quegli aspetti legati proprio alla nascita del PD, quindi anche a uno stile nel riuscire a stare insieme, nel parlare, nel saldare due culture come quella della sinistra riformista e quella del cattolicesimo democratico. Questa era la grande sfida del PD. Credo che fino in fondo non la si sia colta e credo che si sia perso qualcosa. Per questo io credo che si debba rinnovare proprio le ragioni
di questa sfida. Ci sono stati soprattutto nell'ultimo periodo, cito alcuni aspetti per riportare il fatto che comunque la discussione è stata accesa, è stata una battaglia interna molto accesa, io penso alla riforma costituzionale, penso alla legge elettorale, penso un po' che a tutta la discussione sul lavoro. Ci sono stati molti banchi su cui la discussione è stata accesa, non si è trovata fino in fondo una sintesi, forse non si è lavorato neppure fino in fondo per trovare una sintesi. La discussione è sempre bella, però a un certo punto, quando diventa un po' troppo accesa, come avviene nei matrimoni, a un certo punto forse è meglio prendere strade diverse e ritrovare magari le ragioni di felicità anche in un'amicizia. Ecco, credo che questo non significhi ovviamente un addio, perché lo dicevamo all'inizio, alla fine c'è una sfida sullo sfondo che per noi a livello locale è quella della riconquista del comune, e in questo senso ovviamente il Partito Democratico, lo dico da ex e lo dico da persona che rispetta fortemente il Partito Democratico, rappresenta un pilastro fondamentale. Noi vorremmo unire a questo pilastro fondamentale un altro pilastro importante, proprio per arrivare al risultato che è poi quello di portare nuove idee al servizio della nostra città e più in generale della comunità italiana. Però Franchini, cosa non ti è piaciuto di questa scissione? Ovviamente in casa sinistra non è la prima volta che ci sono divorzi, insomma è chiaramente il fronte politico dove più spesso, no, ci si sono registrate nei decenni divisioni, frammentazioni e via dicendo. Ma dunque, io senti, ho frequentato sempre, diciamo, quelle stanze, quindi dal vecchio PC e dal vecchio. E quindi sai, ora le cose, parlando con i giovani, appunto, mi dicono che tutto è cambiato, insomma, praticamente, ecco, diciamo che tutti noi stessi siamo cambiati, perché è chiaro che ci sono cose nuove per noi magari più anziani, molto difficili da capire anche tante volte, perché però io mi ricordo, per dire, che le mie grandi soddisfazioni sono state appunto quando a Gargonza è nato l'Ulivo, per dire, quindi ho visto che gente di tradizioni diverse si sono unite e hanno appunto fondato un movimento che poteva essere appunto quello che avrebbe dovuto, e invece ci sono sempre state piccole o grandi scissioni che non hanno poi portato a compiere fino in fondo. E, è chiaro che poi l'entrata della Margherita, è chiaro che, e quindi ecco, sì, è vero che le cose, diciamo, sono cambiate, e probabilmente il Partito Comunista, quello, il Partito Comunista, ma io ho sempre parlato del Partito Comunista Italiano, perché io mi trovavo molto lontano da quelli che diciamo professavano il Partito Comunista, quello che veniva dall'est, quello che veniva da là. Quindi ecco, io, tant'è vero che mi ricordo bene il compagno Natta, che era quello che frequentava di più quelle stanze, e quindi ecco, però io ero, diciamo, mi piaceva tanto il compagno Berlinguer. Quindi ecco, io non capisco fino in fondo appunto però che ci siano appunto delle diversità così grandi da dover fare le scissioni. Perché secondo il mio punto di vista poco, ecco, e questo soprattutto lo imputo ai politici più grandi, a quelli che, diciamo, che sono lassù, che probabilmente trascinano dietro, ecco, nei loro carri, trascinano dietro un po' dei nostri politici meno avvezzi a questa politica, diciamo così, un po'... non so nemmeno come spiegarla, insomma, ecco, per dire così, che si fa le cose di giorno in giorno senza una linea ben precisa, senza... E quindi ecco, io credo che onestamente per me è stata una sconfitta, diciamo, aver visto questo partito che si sta dividendo. Allora David, ha senso parlare ancora di sinistra, e se era inevitabile che invece si dividesse? Di noi il 5 di dicembre abbiamo avuto la scelta tra tornare, di fatto per quanto riguarda il sistema elettorale, tra tornare ad un proporzionale puro oppure andare verso un maggioritario poi dichiarato illegittimo costituzionalmente, quindi verso il nulla. Quindi cosa è successo? Dopo il 5 l'Italia si è svegliata, quindi oltre che a non avere più Renzi come Presidente del Consiglio, ha scoperto che non aveva più una legge elettorale, questo la dice lunga sulle capacità dei rottamatori, aver lasciato il Paese senza una legge elettorale,
E quindi cosa è successo? Che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale ci siamo trovati con un sistema praticamente proporzionale puro. Alla Camera c'è uno sbarramento al 3, ma uno sbarramento ridicolo, e tutti sanno che da qui alle prossime elezioni non si riuscirà a fare una legge elettorale condivisa fra tutti. E questo cosa determina? Con un proporzionale puro determina che non è più necessario stare in un grosso contenitore, ma questo vale anche per la destra, ma vale anche per il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle in questi giorni sta vivendo delle... Anche il Movimento 5 Stelle vede intanto gli fuoriusciti che formano partiti e vede anche gruppi, vedi la storia di Genova, eccetera, di gente che si ribella e che forse farà un partito. Quindi mi sembra naturale che quello che fa il PD, cioè le anime del PD che erano entrate prima nell'Ulivo, poi nello stesso PD, stavano insieme perché c'era una legge elettorale che li costringeva a stare insieme, e oggi quella legge elettorale non c'è più, e questo determina sia a destra, a sinistra e al centro che ognuno, vedi Alfano, vedi ognuno si presenta, da calcoli fatti Alfano raggiunge il 3 solo con i voti di Agrigento e un po' di voti della Sicilia, che fatto, sì. Quindi cioè, siamo tranquilli, quindi capite che non è una questione, io credo ideali, che parliamoci chiari, cioè il PD non si capiva più anche che partito era, né dove era, né se era a sinistra né se era a destra, cioè non è che il fatto che un gruppo sia uscito, ma io veramente non so cosa ci stavano a fare lì dentro, perché era un continuo prendere le distanze da tutto quello che veniva deciso, quindi, ma poi la campagna referendaria, vogliamo dirci quella, cioè, alla fine una guerra interna che ha dimostrato che non esisteva un partito, era un agglomerato di persone che erano costrette a stare insieme, ora non sono più costrette, ognuno va per la sua strada, e secondo me anche all'interno della sinistra ne nasceranno altri dei partiti. Ripeto, bastano due o tre regioni in cui si riesce a prendere un po' di voti, si supera il 3%, ci sta un po' di parlamentari e dopo questa è la situazione. Quindi più che ideali, insomma, calcoli. Ma sì, cioè qui sono, allora, vediamo la presentazione del Movimento Democratico Progressista, anche con quali motivazioni, tra gli altri sentirete l'ex sindaco di Cortona, Andrea Vignini, sentiamo. Stiamo costruendo un nuovo inizio per il centro-sinistra in Italia, naturalmente noi facciamo la nostra parte qui ad Arezzo insieme a tanti altri amici e compagni, abbiamo preso atto che la nostra strada nel Partito Democratico finisce qui, cercheremo ora di ricostruire un campo progressista, ognuno nel nostro territorio, così da sconfiggere i populismi e la destra che avanzano. Non si può dire che si combatte il populismo con le stesse armi del populismo, con gli stessi slogan, con la stessa immagine fatta soltanto di nulla. Noi cerchiamo di proporre soluzioni e soprattutto ragionamenti, cerchiamo di capire quali sono i problemi di questo paese che mi pare fino ad oggi restano in gran parte irrisolti. Abbiamo regalato la città alla destra, l'abbiamo fatto nel peggior modo possibile, in questo momento abbiamo appunto un'amministrazione che non risponde alle esigenze della città, fa ideologia, perché tutte le iniziative amministrative che vengono promosse vengono fatte esclusivamente con moto ideologico e non per dare una risposta reale a quelli che sono i bisogni della città. Quindi fra 3 anni andremo a votare di nuovo nella città di Arezzo, non possiamo permetterci di pensarci all'ultimo minuto, dobbiamo già ora iniziare a ricostruire un programma, individuare un candidato per la guida di questa città. Allora Alessandro Careschi, Gomizzi dice abbiamo regalato il comune alla destra, quindi credo imputando questo fatto al modo in cui il centro-sinistra si era presentato a quelle elezioni. Andrea Vignini dice no al populismo, quindi vede un PD che viene stato definito populista. Queste alcune delle spiegazioni anche con cui è stata motivata la nascita, quantomeno l'adesione almeno di questi alcuni aretini a questo nuovo movimento. Che sensazione ti danno queste parole? Allora, intanto per quanto riguarda il discorso locale, sono convinto anch'io che non so se abbiamo regalato noi la vittoria al centrodestra, comunque diciamo che ci abbiamo messo del nostro, diciamo così. Non siamo stati capaci di fare una coalizione
ampia come invece era doveroso. Sono stati fatti anche degli errori, perché chiaramente quando si perde gli errori sono stati fatti, quindi in prospettiva è chiaro che noi, io ho già detto all'ultima assemblea degli iscritti, finito il percorso congressuale, il Partito Democratico si farà promotore di riprendere contatti con tutte le forze di centrosinistra, con tutte anche le persone che vogliono impegnarsi politicamente in questa città, che sono alternative a questa giunta che io definirei di destra più che di centrodestra, perché di liberale e di centro non c'è assolutamente nulla. Per quanto riguarda le accuse di populismo che vengono rivolte al PD, ma io invece penso proprio che il fatto che se vogliamo combattere proprio il populismo, che mi permetto che il PD non rappresenta populismo, il populismo secondo me, che se ne dica, è comunque rappresentato dal Movimento 5 Stelle nel modo assoluto, ecco, diciamo che sarebbe stato preferibile, anche per combattere questo populismo, che gli amici, i compagni che hanno fatto questa scissione invece fossero rimasti appunto dentro il Partito Democratico, per dargli ancora più forza, per portare le proprie istanze, ma appunto per proporsi come forza di governo contro i populismi che appunto sono rappresentati dai 5 Stelle e da Grillo. Allora, vediamo invece Arezzo per Renzi, ovviamente, che riguarda anche Alessandro Caneschi, c'era anche l'onorevole Marco Donati, sentiamo. Della sfida europea è un tema che noi dobbiamo mettere. È stato un estratto del discorso al Lingotto di Matteo Renzi a dare avvio al primo appuntamento pubblico organizzato dal comitato promotore Arezzo per Matteo Renzi, a sostegno della mozione dell'ex premier al congresso del Partito Democratico per l'elezione del segretario dell'Assemblea Nazionale. L'iniziativa si è svolta alla Casa delle Culture. Una iniziativa formale, ma che ci dà l'inizio dello spunto di alcune giornate molto importanti. Prima ci saranno le elezioni, diciamo, che riguarderanno gli iscritti al PD, e poi una lunga cavalcata di un mese verso la data del 30 aprile. Ospite d'eccezione della serata l'onorevole Andrea Manciulli, ex segretario regionale del PD toscano, dal maggio 2014 presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO. E sono contento di essere qui per sostenere Matteo Renzi e la sfida di combattere il populismo, perché poi alla fine, secondo me, il cuore della questione è che questi anni di governo, che secondo me abbiamo interpretato bene, non meritano di finire, e soprattutto il nostro partito, che in questi anni ha cercato anche di combattere questa avanzata del populismo dilagante, quindi mi sento anche in dovere, diciamo, di sostenere questa mozione, di sostenere una prospettiva di PD di governo. Io non penso che il PD non debba tornare indietro, debba andare avanti, anzi, se qualche errore c'è stato è che ci siamo, probabilmente abbiamo commesso degli errori che ci hanno rallentato. Dobbiamo invece riformare questo paese, averne il coraggio di presentarsi di fronte ai cittadini e soprattutto di riaffermare il valore della politica, che si afferma con il progetto di centrosinistra. Io non credo a un PD che torna più a sinistra, credo a un PD che ha il coraggio di affrontare la sfida del governo del paese come ha fatto, e provando a farlo meglio. Il congresso serve anche per questo. Qual è la direzione nella quale vuoi portare questa comunità? Stefano Gasperini, la vicenda anche delle banche, quanto ha inciso, visto che Arezzo, insomma, è stata oggetto, no? In parte Renzi l'ha definita una banchetta, poi la notizia è un po' sparita, se l'è andata a cercare adesso si fa fatica a trovare lo stralcio, no? Comunque l'ha definita Banca 2 una banchetta, ma insomma, al di là di questo, è un territorio che questa vicenda, insomma, l'ha sentita molto, anche se poi in termini referendari non è stato così, nel senso non ha pagato più di tanto questo fatto. Ecco, in voi il modo in cui è stata gestita questa vicenda ha avuto un ruolo poi nella decisione finale di lasciare il PD? No, non confondiamo i piani. Sono le vicende che riguardano le banche,
Bacca, Etruria per un verso e le altre banche, diciamo, del territorio toscano coinvolte in vicende di vario tipo, e altra cosa ovviamente invece sono le valutazioni politiche che poi stanno sulla concretezza delle cose. Quindi a noi interessa, interessa quello, che è un po' anche il ragionamento che facevamo prima rispetto a quello che è lo scenario di riferimento. E allora voglio dire, è ovvio che noi, ci a noi, noi siamo interessati anche a parlare, per esempio, per quanto riguarda Arezzo, per capire dove andiamo tra, tra qualche anno, quando si torna a votare, e non solo per una questione di alleanza, perché sennò il rischio è quello sempre di parlare di ingegneria politica. A noi interessano i temi, interessa cosa dobbiamo proporre agli aretini, ma non solo agli aretini. Come fa Arezzo a diventare realmente attrattiva, per esempio, per chi vuole investire ad Arezzo? Perché poi alla fine o si ragiona di questo, oppure ho l'impressione che si perda di vista quelle che sono le reali esigenze. Quindi, come dire, meno politichese e più concretezza è quello che serve. Davide. Ma intanto vorrei capire, voi fuoriuscite, avete un'organizzazione, avete un segretario? E perché non ce l'avete? Perché siete in difficoltà a sceglierlo o perché? Perché? Com'è possibile? Cioè, ancora non abbiamo neanche messo il primo vagito di fatto. Ho capito, anche voi vi chiamate movimento, singolo. C'è anche tra di voi un Casaleggio e un Grillo? Ma io credo che l'intenzione sia proprio quella, e qui lo sottolineo, l'intenzione è quella di aggregare a sinistra un quadro di riferimento. Arrivare col pacchetto preconfezionato, vabbè, che non sia esattamente quello che va nella direzione. Ho capito, di ma aggregare. I partiti sono una struttura che comunque un vertice ci vuole, anche a livello locale, a livello nazionale. Sì, chi sono i referenti? Ma si fanno le riunioni, si fanno gli appuntamenti, si fanno gli approfondimenti per insomma, capito. Se no, oserei insomma, dire Grillo che va fatto scuola. No, non credo che Grillo abbia fatto scuola. Io credo che ci sia un momento di nascita. Il momento della nascita significa presentare il simbolo. Ma insomma, prima delle elezioni ce lo direte chi il primo sono, di aprile. Che ruolo ha D'Alema? Ci saranno delle riflessioni. D'Alema è una persona, è come dire, un attivista al pari di tanti, di tanti. Posso altri. Posso chiedere una cosa? Certo, no, cioè qui si parla di populismo, no? Questa parola. Ma ecco, per esempio, la vicenda Consip. Quando si vede che il presidente della Consip accusa un ministro dice che quello è bugiardo, allora, considerato che appartengono alla vostra area, cioè, non crea un po' di imbarazzo e un po' di... Poi alla fine non è che fornite voi spontaneamente, direi, materiale per essere populisti o per odiare la casta. Cioè, come si fa a accettare che nessuno ha pensato di rimuoverlo? Se un ministro che ha avuto la fiducia del Parlamento dice che quello dice le bugie e è stato messo lì da Renzi, gestisce i nostri appalti, miliardi e miliardi, ma se è un bugiardo lo teniamo lì? No, questa vicenda mi sembra che ancora non sia molto chiara. Insomma. No, ma io non entro nelle... Però qui c'è questo fatto, questa contraddizione esiste e è plateale, perché lui l'ha accusati e Lotti ha detto in Parlamento che il presidente della Consip dice delle bugie. Allora, un governo, perché non lo rimuove? Io non lo so, è normale che lo rimanga lì? Sono decisioni e sono... che viaggiano sì, però ecco, conviene che questo modo di fare politica porti poi la gente a odiare i politici sì, ma va bene, ammettiamo che il PD possa avere delle difficoltà, possa avere dei comportamenti che non sempre sono lineari, come penso in tutte le famiglie, ma il nuovo che avanza, va bene, quello, il movimento che ha fatto dell'antipolitica il suo cavallo di battaglia, ma quali esempi ci dà? Mi sembra che insomma siamo tutti i giorni sui giornali, sulla cronaca, mi sembra che quelli che si professavano l'antipolitica, quelli che dovevano fare tutte le cose fatte nella maniera corretta, non mi sembra che si stia verificando. Quindi probabilmente non vuole essere una giustificazione, ma probabilmente sia i vecchi partiti che quelli nuovi, come in tutte le famiglie, possono commettere degli errori. Insomma, ci sta speranza qui, perché cioè tra il vecchio e il nuovo dice non ci cambia niente. Io non so se non ci sarà speranza per gli italiani. Probabilmente il tema è anche questo, bisogna essere anche onesti, probabilmente anche gli italiani, anche è brutto anche dirlo, ma si meritano poi anche
anche politici che ci sono, perché insomma alla fine i politici rappresentano gli italiani, li scegliamo, quindi volevo dire, questo è quello che offre. Allora, sentiamo anche il governatore Rossi, che dice la giunta, nonostante insomma la mia fuoriuscita dal Partito Democratico, va avanti, insomma se dipende da me io vado avanti fino alla fine, e poi chiude, ecco, con questo lui, affondo. Anche lui il PD lo tiene. In che senso? Lo tiene per sì, la sua giunta, nel senso, sì, come appunto, appoggio. Certo. Ecco, questo allora, sentiamo un attimo. La giunta per me deve andare avanti, deve lavorare, io non sto combinando tutto questo per mettere in crisi il governo della Toscana, io sono al servizio volentieri dei cittadini, del loro voto che è stato dato al PD e anche a me contemporaneamente. Ho alcune idee, penso che liberamente debba esprimerle, senza danni anche a livello nazionale. La nostra opinione è quella di allargare il centro-sinistra, non di restringerlo. I rapporti col PD come sono? Beh, io a livello locale ovviamente buoni, poi vedremo regionale buoni e poi mi auguro anche a livello nazionale. PD farà il congresso, noi ci organizzeremo. Penso che il nostro scopo sia di chiamare al voto tanta parte della sinistra e del centro-sinistra che non si riconosce nel PD. E insomma è piuttosto larga questa componente. Comunque la giunta va fino in fondo. Come? Fino in fondo la giunta, fino alla fine della legislatura. Per quello che mi riguarda, senz'altro sì, io non mi voglio creare un posto da un'altra parte, un posto me l'hanno dato i cittadini della Toscana, per me si può continuare nel rispetto reciproco, anche se ci sono differenze dal punto di vista nazionale. Sarò anche più libero di dire quello che penso, il che insomma la politica si fa per passione e non si fa solo per occupare un posto, però. Questo bisogna che insomma si capisca, e non mi convincono le politiche nazionali che sono state fatte. Se mi metto a parlare vi posso dire quanto sociale è stato tagliato, quanti investimenti sono stati tagliati, e i ricchi sono sempre più ricchi, e il mondo così a me non piace. I ricchi sono sempre più ricchi, dice Rossi, tagli al sociale, questo è un altro tema, no, che è stato sollevato. Lo sentite vero anche da prima da forza di maggioranza anche nel Comune di Arezzo e poi ora da forza di opposizione? Sì, è innegabile che negli anni, ma vorrei ricordare forse al governatore che non è che da quando è stato al governo Renzi che questi tagli si sono concretizzati, insomma questo è già da qualche anno che a livello locale ci sono dei tagli da parte del governo. Per quanto poi riguarda le politiche di sinistra, io vorrei anche capire cosa si intende per politiche di sinistra. Io rivendico che l'azione di governo, con anche alcuni errori, perché io sono dell'idea che chi non fa non sbaglia, abbia fatto tutta una serie di provvedimenti che comunque per me sono di sinistra, assolutamente di sinistra. I vituperati 80 euro, va bene, è una cosa di sinistra, perché sfido qualunque persona a testimoniare il fatto che per esempio nei rinnovi di contratti, visto che anche il sindacato era molto contrario a questi aspetti, come a tutte le politiche del governo Renzi, secondo me anche in maniera molto strumentale, però vuol dire anche le 80 euro alla fine è stato un provvedimento che non ha raggiunto completamente lo scopo che si era prefissato, quindi il fatto di aumentare i consumi, però sfido chiunque a dimostrare che con un rinnovo di un contratto di lavoro un lavoratore prendeva 80 euro in più. Poi possiamo parlare della riforma sull'unione civili, la legge sul caporalato, la grande lotta all'evasione che ha portato negli anni del governo Renzi un sensibile aumento. Quindi secondo me politiche di sinistra ne sono state fatte. Chiaramente non ho il prosciutto negli occhi, quindi è chiaro che non tutto quello che sto fatto è stato positivo, però io ripeto, se devo fare un saldo, il saldo è assolutamente positivo. Allora, nel tema della scissione, alcuni giornali sono occupati del tema anche patrimoniale. Vediamo un attimo che poi è il tema. Il tesoretto del PC. Il tesoretto del PC. I padroni della ditta, ad esempio, questa credo cos'è, la Nazione, credo. Sì, sì. Scorriamo velocemente. La mappa del tesoro, insomma, c'è questo tema di questo patrimonio. Qualcuno dice che ora con la tessera del PD, no, con la tessera dei scissionisti verrà dato la mappa del tesoro. Fondazione Immobili, così il partitone si è
blindato. Vogliamo sentire di questo, ne hai parlato con Leonardo Franceschi? Sì, il nostro Croz. Sentiamo che cosa ne è venuto fuori e poi chiudiamo anche questa prima parte. Piero Franchini, che oltre alle foto antiche c'erano anche i giornali del passato, ha trovato questa perla, PD, la mappa del tesoro, i padroni della ditta, che sono D'Alema e Bersani. E in merito a questo non so cosa voglia dire, però mi ha detto voglio parlare di questo. No, volevo dire che ora credo che a quelli che si iscriveranno al PD gli daranno questa mappa del tesoro, almeno credo che i bersaniani e i dalemiani gli daranno la mappa del tesoro, perché è certo che prima che avvenisse il PD praticamente abbiano blindato questi 600 milioni di capitale in 2000 immobili e 400 opere d'arte anche, e le abbiano blindate in modo che nessuno, anche le banche che sono andate lì a bussare alla porta, non abbiano potuto avere niente. Dopo questo tesoro l'unità ha chiuso 8 volte il giornale. Quindi questo non è intoccabile, praticamente qui c'è, ora hanno nominato un certo Sposetti o Sposini. Sposini, Sposetti mi sembra, che questo è il tutore di questi soldi e nessuno li tocca. Quanti quindi sono? 600 milioni. Ma mica ci ha messo le mani in Banca Etruria, se ci mette le mani la vecchia Banca Etruria. Forse è l'unica. Fanno la svelta, eh. Ma guarda che anche, te, credo che anche il Monte dei Paschi. Perché sei rimasto colpito da questa notizia? Ma no, perché io non, cioè, visto che sono stato sempre un po' vicino, però non avevo saputo niente, se non che tanti anni fa fu invitato a fare una fotografia, per dire, al Museo d'Arte Moderna, a un quadro che è L'ultima cena del Vasari, sì. E mi fu detto che era di proprietà del PC. L'ultima cena del Vasari. L'ultima cena del Vasari, che si trova appunto al Museo d'Arte Moderna ad Arezzo. Però sai, io non so se questo è vero. Leonardo fece l'ultima cena. Ah sì. Il Vasari fece l'ultima cena. Fatto, la vita anzi santo va cena. Quella del Vasari, fatto, è un quadro enorme che sembra ancora ci andò a pagare il conto. Ci andò a pagare il conto del quadro e della cena. Della cena. Sì, al penso, ma sai che quel conto non si paga. Allora, c'è anche questo tema del patrimonio? Sì, c'è questo tema, è stato riportato fuori dalle cronache nazionali. Io sinceramente non facevo parte di organismi dirigenti nel momento in cui è stato creato il Partito Democratico, sono un fondatore a pari di Stefano, però non ero negli organismi dirigenti. Mi ricordo che però fu fatta questa scelta di non far confluire i beni immobili dell'ex DS e anche dell'ex Margherita nel patrimonio immobiliare del Partito Democratico. Quindi c'è questa, diciamo, anomalia, se vogliamo, che io sinceramente non condivido la scelta fatta all'epoca, perché insomma, se si parla di fusione di due partiti, andavano messi senz'altro i beni nel Partito Democratico. E quindi adesso non si sa chi è. Dove andranno a finire? Chissà. Credo che in realtà ci siano anche rapporti diversi, nel senso che parte dovrebbe essere patrimonio nazionale, forse quello a cui faceva riferimento a Sposetti, però poi in realtà il patrimonio nel territorio spesso e volentieri era in carico a cooperative, quindi in realtà non ha neanche fatto dei cambi, nel senso è rimasto dove era, a cooperative che come sappiamo hanno una forma giuridica e societaria particolare, quindi la partecipazione dei singoli, quindi in realtà, come dire, la cosa va anche un po' riposizionata. Per esempio l'immobile di Piazza Sant'Agostino, lo storico immobile, è di una cooperativa, l'Unione Provinciale Case del Popolo, e quindi è una cosa un po' diversa dalla blindatura del patrimonio. Dunque io spero che comunque sia che quei soldi che a nostro tempo noi
risparmiare. Anche te le hai messe sì, è sicuro, è sicuro. Ecco, spero che insomma fruttino qualcosa e vadano sempre a... Il quadro fotografato, no? Il quadro fotografato, che era di... Non era Albasar. A me risultava Bartolomeo della Gatta. Sì, forse, io mi ricordo che era un quadro enorme, che era appunto... Grazie ad Alessandro Caneschi, grazie a Stefano Gasperini, bocca al lupo per i vostri percorsi. Tra poco parliamo invece di voucher, dopo la pausa. A dopo.